Salve ragazzi e ben ritrovati su Warframe. Dunque, è uscito il nuovo pacchetto Prime, comprendente Zephyr, il Tiberon e le Cronen Prime. Ho deciso di concentrarmi principalmente sul Tiberon dal momento che ha ricevuto un buff recentemente grazie all'ultimo aggiornamento e questo l'ha resa un'arma estremamente competitiva anche nell'endgame, soprattutto se possedete una Riven. Se riuscite a mettere le mani su una Riven per questo bestione, avete tra le mani una delle armi più forti del gioco. E grazie alla versione Prime adesso avete veramente il pacchetto completo, in quanto non solo la versione Prime rispetto a quella normale ha chiaramente un incremento di statistiche, ma possiede pure due modalità di fuoco aggiuntive. Oltre alla solita modalità raffica di tre colpi, abbiamo una modalità semi-automatica, spariamo un colpo singolo, e abbiamo anche una modalità automatica. Quindi fondamentalmente racchiude un po' tutte le caratteristiche delle primarie di Warframe. Il fuoco primario infatti ha subito un leggero incremento sia di critico che di status rispetto alla versione normale. Inoltre possiede una velocità di carica minore, passiamo infatti da 2,3 secondi del Tiberon a 2 secondi di velocità di ricarica sul Tiberon Prime, e chiaramente un danno leggermente aumentato, principalmente puncture e impatto, poco slash al Tiberon, ma nonostante questo è veramente un'arma fortissima. Veramente il Tiberon Prime ha delle performance allucinanti, soprattutto se possedete la Riven. Fuoco secondario invece, fuoco semi-automatico, quello a colpo singolo, possiede invece una probabilità di critico maggiore, da 26% si passa mi sembra al 30%, un moltiplicatore critico maggiore, da 3 passiamo a 3, 4, e una probabilità di status però minore. Mentre la modalità automatica possiede una probabilità di critico minore, mi sembra intorno al 16 o 18%, lo vediamo dopo nel dettaglio chiaramente con la scheda delle statistiche, ma una probabilità di status molto più elevata. Infatti la modalità automatica può raggiungere tranquillamente il 100% di status se ci applicate 4 mod 60-60, ed è veramente molto forte. Grazie alla Riven che possiedo io, che mi fornisce probabilità di critico e danno critico con negativa, indipendentemente dalla modalità di fuoco che decido di utilizzare, quest'arma performa benissimo. Dunque vedete, critical chance di 28%, critical multiplier di 3, status 20%, puncture, slash e impatto, principalmente puncture. La modalità semi-automatica 30% di critical chance, moltiplicatore 3.4, status 18%. La modalità automatica invece 16% di critical chance, ma 32% di status. Dunque questa è, diciamo, la sua performance contro nemici corrupted di livello 145 senza usare corrosive projection. Notate che monto la Riven in queste clip e soprattutto monto anche Hunter Munition, infatti un'arma estremamente compatibile con Hunter Munition vista l'elevata probabilità di critico. Questo è il fuoco secondario, fuoco semi-automatico, vedete che è molto molto buono anche questo, e poi abbiamo il fuoco terziario, in questo caso la modalità automatica, vedete che se la cava davvero molto ma molto bene. Questo chiaramente grazie alla Riven, perché altrimenti contro nemici sopra il livello 100 la modalità automatica non ha sicuramente delle performance così elevate. A ogni modo, questo è il modo in cui l'ho moddato, gli ho cambiato un po' le polarità, ci ho messo su 4 forme e lo utilizzo con una build status critico che utilizza Hunter Munition, virale in questo caso, perché chiaramente Slash Proc insieme al virale sono la combinazione migliore. Volendo voi potete anche sfruttare le polarità già presenti sull'arma per mettere su delle mod 90, visto che comunque lo status è particolarmente elevato, però io essendo un fan dello status ho preferito modarlo con delle mod 60. Questa qui è un'altra configurazione che invece utilizzo per missioni tipo sorti o cose di questo genere, perché fino a livello 80-100 quest'arma qua non ha bisogno di Hunter Munition, perché con Vigilante Armaments abbiamo una probabilità di aumentare i critici e soprattutto teniamo un multishot maggiore, quindi facciamo un danno porco e Hunter Munition non fa neanche tempo a entrare che il nemico è già morto. Questa qua invece è la versione senza Riven, questa qua con delle mod 90. Come vi dicevo, quest'arma vi arriva con, mi sembra, 3 polarità, una V e 2 trattini. Un trattino potete anche tenerlo e sfruttarlo per le mod 90. Qui è le sue performance, le performance che c'ha con questa build, e vedete che non è affatto male. Però se decidete di utilizzare delle mod 60 va benissimo. Questa qua, vedete, è la stessa identica build di prima, solo che al posto delle mod 90 monta le mod 60. Vedete che non c'è poi sta grandissima differenza, c'è veramente poca differenza di danno, quindi insomma veramente un'arma incredibile. Se riuscite a mettere le mani su una Riven, congratulazioni, avete una delle armi più forti del gioco, altrimenti siete comunque in possesso di una delle prime migliori degli ultimi tempi. Io per questo video ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo. Ciao ciao!